Ciao a tutti, oggi ricetta super complicata, ma non è così come sembra, ci vuole solo un po' di pazienza. Mettiamo nella planetaria la farina, il sale e tutta l'acqua. Aggiungiamo poi un cucchiaio di miele e cominciamo a lavorare l'impasto con il gancio. Dobbiamo ottenere un impasto grumoso, parecchio duro e slegato. Una volta ottenuto questo impasto grumoso, lo rovesciamo sulla spianatoia e adesso, con un po' di forza e di pazienza, dobbiamo cercare di compattarlo con le mani. È proprio così che deve essere l'impasto delle sfogliatelle napoletane. In pasticceria a Napoli usano la raffinatrice poi per lisciare l'impasto e livellarlo e ci mettono veramente poco. Noi a casa dobbiamo avere un po' di pazienza, lavorarlo un pochino con le mani fino a compattarlo e formiamo una sorta di rettangolo per poi passarlo nella sfogliatrice dello spessore più largo della sfogliatrice stessa. Schiacciamolo un po' in modo che possa entrare appunto nella sfogliatrice, anche se è un po' duro l'impasto da lavorare. Cercate di schiacciarlo il più possibile in modo che sia facile passarlo nella tacca più larga della sfogliatrice. All'inizio si spezzerà in diverse parti, ma è normale che sia così perché l'impasto è ancora molto, molto slegato, ma poi andando avanti diventerà più omogeneo. Vedete come si stacca in diversi punti, ma no, non è un problema perché poi ogni pezzetto che si stacca lo andiamo a ricompattare e lo passiamo di nuovo nella sfogliatrice, finché appunto non riusciamo a ottenere un rettangolo abbastanza unito. Vedete che l'impasto è ancora molto molto grumoso. Infatti adesso ve lo faccio vedere, eccolo, è slegato. Noi ci ricompattiamo tutti i nostri pezzi di impasto, schiacciamo di nuovo e ripassiamo in sfogliatrice. Non c'è un numero preciso di volte, questa operazione va ripetuta finché proprio non abbiamo una sfoglia completamente liscia. Qui ancora vedete che sto compattando tutti i pezzetti che si erano staccati e ripassiamo in macchina. Nel frattempo succede di tutto intorno a me, ma questi sono dettagli. Piano piano l'impasto diventa sempre più raffinato, appunto. Con le sfogliatrici che hanno in pasticceria ci mettono 5 minuti e noi magari serve un pochino di tempo in più. Quindi ripieghiamo sempre come si fa per la pasta e ripassiamo in macchina. Vedete che già l'impasto ha cambiato consistenza, è più unito, legato e più morbido. Io ovviamente ho tagliato tutti i vari passaggi perché sennò il video sarebbe durato mezz'ora. Questo è l'ultimo passaggio in sfogliatrice e vedete come l'impasto è completamente liscio, che sembra quasi impossibile che dall'impasto che avevamo all'inizio abbiamo ottenuto questa sfoglia. È molto liscio e morbido. Adesso lo pieghiamo a metà, ecco, e lo copriamo completamente con lo strutto, lo massaggiamo. Attenzione a questo punto a non esagerare perché altrimenti, come è successo a me tra l'altro, poi farà fatica ad essere sfogliato in sfogliatrice perché i rulli scivolando sullo strutto non riusciranno a far passare l'impasto in mezzo. Quindi massaggiatelo sì con un po' di strutto, ma senza esagerare. Quindi passatelo nella sfogliatrice sempre alla tacca più larga all'inizio. Qui vedete che ho dovuto tirarlo un pochino perché avendo messo troppo strutto non riusciva a scorrere in mezzo ai rulli della sfogliatrice. Quindi adesso senza piegarlo ulteriormente come facevamo prima,
passiamolo in macchina ogni volta abbassando di una tacca la sfogliatrice fino ad arrivare a quella più sottile possibile. Vedete adesso come la sfoglia è diventata molto molto liscia? Non abbiate paura di lasciarla lì cadere su se stessa, perché non, se avete massaggiato bene con lo strutto non si attaccherà, quindi state tranquilli. Più importante è controllare la parte superiore, cioè l'ingresso dell'impasto, che è quella di uscita, in modo da indirizzare bene e non creare delle pieghe. Ecco come stava accadendo a me, tra l'altro. Arrivati all'ultima tacca della sfogliatrice, ci prepariamo un mattarello con sotto due pacchi di farina alle estremità, in modo che sotto ci sia un vuoto. E facciamo l'ultimo passaggio in sfogliatrice e adesso vi farò vedere come arrotolare intorno al mattarello. Mentre esce l'impasto dall'sfogliatrice, cominciate a arrotolare la sfoglia sul mattarello. Se riuscite, o se c'è qualcuno che vi aiuta, farlo in due è molto più comodo. Però se siete da soli potete anche fermare la sfogliatrice quando dovete arrotolare l'impasto e poi ripartire. E continuate così finché non finite tutto l'impasto. Adesso mettete il mattarello con sempre quei pacchi di farina sotto di fronte a voi e srotolate la sfoglia che abbiamo creato. Allargate all'inizio la parte iniziale, appunto, perché sarà il centro delle nostre sfogliatelle. Dobbiamo creare delle punte che non dovranno mai rientrare. Adesso vi farò vedere meglio che cosa sto dicendo. All'inizio arrotoliamo per qualche giro senza strutto, perché appunto questa parte iniziale sarà la punta della sfogliatella e non vogliamo che si apra, ovviamente, quindi non mettiamo lo strutto. Arrotoliamo un pochino cercando di allargare all'inizio l'impasto e cercando soprattutto di non creare vuoti. Questa è la parte più importante, altrimenti troveremo una sfogliatella con qualche buco, che non è una tragedia, però se riusciamo a evitarlo è meglio. Una volta create queste punte, vedete come piano piano allargo l'impasto verso l'esterno, in modo che poi quando avremo finito il rotolo queste due punte rimangano fuori, non rientrino. E adesso cominciamo a spalmare completamente la nostra sfoglia con lo strutto. Massaggiamola bene in tutti i punti, così poi ci sarà più facile formare le sfogliatelle. Massaggiamo e arrotoliamo. Dobbiamo solo stare attenti, appunto, a non creare dei vuoti mentre arrotoliamo l'impasto. E continuiamo così fino ad esaurire tutto il rotolo. Terminato, appunto, vedete le due punte di cui vi parlavo prima, sono le due punte iniziali che abbiamo arrotolato allargando l'impasto. Adesso massaggiamo l'intero rotolo con lo strutto in modo che l'impasto non si secchi e lo copriamo con la pellicola e lo facciamo riposare per 12 ore. Il ripieno: portiamo l'acqua a bollore, mettiamo il sale, versiamo il semolino a pioggia e mescoliamo finché vediamo che non si stacca completamente dalle pareti. Una volta cotto, appunto quando si stacca dalle pareti, lo mettiamo a raffreddare in una ciotolina. Quando il semolino è freddo, vedete che è diventato un impasto compatto, lo mettiamo nella planetaria con la foglia e lo facciamo girare in modo che si sgretoli. Una volta che si è sgretolato aggiungiamo la ricotta, molto scolata, la mia era anche troppo eccessivamente scolata, infatti mi ha lasciato qualche grumo. Comunque, versiamo lo zucchero e facciamo amalgamare i tre ingredienti.
Aggiungiamo poi le scorze degli agrumi, arancia, limone, i semi di vaniglia e infine i canditi. Io ho usato questi canditi terribili, ma non fateci caso, avevo solo questi e qui non se ne trovano più di canditi arancia candida. Aggiungiamo anche l'uovo intero e facciamo amalgamare il tutto. Se volete potete aggiungere anche la cannella. E questo è il nostro ripieno. Adesso lo facciamo riposare e passiamo alla formatura delle sfogliatelle. Adesso prendiamo il nostro rotolo e lo allunghiamo con le mani, schiacciando un pochino al centro verso l'esterno. Lo allunghiamo poco, non serve allungarlo troppo. Ecco, più o meno l'ho allungato di una decina di centimetri. E tagliamo le nostre fette di circa 1,5 cm. Io qui le ho fatte anche un po' più grosse, però se le volete più piccole fate fette più, meno spesse. Ed ecco il nostro tappo, come si dice a Napoli. Adesso ungiamo sia sotto che sopra il tappo con lo strutto, ungiamoci anche le mani e cominciamo ad assottigliare l'esterno del nostro cerchio facendo questo movimento tra pollice e indice e ruotando appunto il cerchio. Quando vediamo che si è abbastanza allargato il nostro cerchio, cominciamo anche a spingere dal centro verso l'esterno. È importante poi sfogliare proprio in questo verso che vi faccio vedere io, altrimenti con la sfogliatura andrà dall'esterno verso la punta e non dalla punta verso l'esterno. E magari molti non se ne accorgono, ma secondo me è una cosa terribile. E così, mantenendo appunto l'indice in corrispondenza della punta sotto, sfogliamo e spingiamo verso l'esterno in modo da formare la nostra conchiglia. Spingiamo bene il ripieno all'interno, che deve essere generoso, e poi chiudiamo leggermente. Ed ecco la nostra prima sfogliatella. Ve ne faccio vedere anche un'altra, un po' più velocemente, sempre per motivi di tempo. Vedete, si sfoglia prima l'esterno, poi si comincia a spingere dal centro verso l'esterno e si porta l'impasto verso sotto. Ed ecco la conchiglia. Riempiamo sempre generosamente con il ripieno perché la sfogliatella deve essere un pochino cicciotta. E chiudiamo. Non serve chiudere e sigillare, vedete, io le lascio proprio quasi aperte perché comunque il ripieno non uscirà. Togliete l'eccesso ed ecco la nostra sfogliatella. Eccole qui, guardate quanto sono belle. E mettiamole in forno a 220 gradi in modalità statica per circa 20 minuti. Adesso ognuno di voi conosce il proprio forno, quindi regolatevi in base a come riscalda il vostro forno. E a come le vendete soprattutto, quando vedete che sono belle dorate, levatele e fatele raffreddare. Le nostre sfogliatelle sono pronte, facciamole raffreddare e poi diamo una spolverata di zucchero a velo. E niente, tutto qui. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale, ricordatevi di attivare le notifiche cliccando sulla campanella. Per questa ricetta ed altre visitate il sito www.martinamanti.com e alla prossima, un bacione a tutti, ciao!